cercato qui Gildi in Meme Assemblare che vi dà il benvenuto. Nuova rubrica, sempre questa nuova piccola rubrica che appunto si chiamerà I pronostici del gufo. Visto che in tanti mi danno del gufo sia calcisticamente che nella vita reale e quasi tutti hanno ragione, ho deciso di approfittare di questa cosa per fare qualche bel pronostico appunto sugli europei. Fatemi sapere qui sotto se vi piacerà questo format, se lo vorrete poi magari più avanti anche per l'Europa League, la Champions, Coppa Italia o altro, a me farà solo piacere. Allora, partiamo dal presupposto che quest'anno mi godrò degli europei che aspetto con ansia, perché a me piacciono un sacco gli europei, come l'Europa League o come la Serie B, competizioni minori rispetto alle sorelle maggiori, se così vogliamo chiamarle, quindi mondiali, Champions o Serie A, ma che riservano qualche sorpresa perché appunto hai meno da perdere, quindi giochi con più voglia, con più grinta, hai qualcosa in più da dimostrare, ecco, mettiamola così. Voglio fare un po' di pronostici. Andiamo bene, proprio bene. Allora, partiamo dal presupposto che io vedo un'ottima Italia, un'Italia che mi piace, che mi convince. Non voglio dire che secondo me l'Italia vincerà gli europei, perché non voglio fare il gufo, non voglio fare il gufo, ma secondo me le potenzialità ce le ha. E lo dico, ho scommesso 10 euro sull'Italia vincitrice degli europei. Spero di non aver fatto il gufo, ma obiettivamente parlando, se ciò non accadesse, non sarà colpa dell'Italia, ma comunque perché reggeremo contro altre squadre che hanno del potenziale enorme. Chi vince? La grande delusione, capocannoniere e la piccola rivelazione. Allora, partiamo dal fondo, giustamente. La piccola rivelazione, questa può sembrare strana, ma io dico la Scozia. La Scozia perché in un girone né troppo facile né troppo difficile, ma la big di quel girone è l'Inghilterra. E Inghilterra-Scozia è praticamente un derby. Secondo me la Scozia sarebbe capace di dare di tutto solo in quella partita e potrebbe passare anche come miglior terza, perché poi, ragazzi, alla fine miglior terza passano 4 su 6, quindi voglio dire, almeno il girone secondo me la Scozia ce la può fare. Io sono innamorato della Scozia perché pensate che da piccolo guardavo a ripetizione a manetta il film di Braveheart, quello di William Wallace, e mi è rimasto qua nel cuore. Quindi mi piacerebbe vedere la Scozia avanti. Logicamente se ci sarà Italia-Scozia ti farò l'Italia, però mi piacerebbe comunque vedere la Scozia andare avanti come piccolo outsider, come è stata l'Islanda 5 anni fa agli europei. Mamma mia, quanto mi era piaciuto. Grandissima Islanda. Capocannoniere. Allora, capocannoniere, tante volte è successo che il capocannoniere segnasse la maggior parte dei gol nella fase gironi, ma questo perché nella fase gironi, ed è vero, ci sono principalmente anche squadre un po' più scarse di quelle che poi ti troverai a fronteggiare nella fase di eliminazione diretta, quindi ottavi, quarti, semifinale, finale. Quindi, vedendo anche i gironi, io direi che come capocannoniere vedo benissimo Lukaku, perché a parte che secondo me è un giocatore straordinario. Obiettivamente nel girone con col Belgio ci sono la Russia, che è comunque una discreta nazionale, la Macedonia e l'Austria, quindi tre squadre con delle difese non eccelse, nemmeno tipo San Marino, però insomma non sono il girone F, per dire, quindi. Oppure Depay, perché l'Olanda secondo me gioca bene, però gli manca quell'attaccante alla Van Persie. Vedo bene Depay perché mi piace molto come giocatore, uno che sa fare gol sotto porta, ne fa anche parecchi, però principalmente direi Lukaku. Come vincitrice, vi ripeto, non dico l'Italia, perché anche se secondo me ce la può fare, non voglio fare il gufo, e quindi dico la Germania. La Germania perché secondo me ha tanto da riscattare, ha un'ottima rosa comunque, non è mai da sottovalutare, perché i tedeschi a calcio sanno essere sempre, sempre cattivi, sempre pronti a punirti. E il contropiede con Totti, dentro il pallone per Girardino, Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina, cerca il 2-1, Girardino, dentro Del Piero, Del Piero, quando ci hanno buttato fuori gli europei 5 anni fa, erano comunque una grande squadra. Noi non è che siamo usciti perché erano imbattibili. Hanno comunque giocato bene. Secondo me quella partita hanno giocato meglio di noi. Noi abbiamo avuto Zaza e Pelé che hanno proprio bruciato via quei rigori facendo i fenomeni.
Loro sono stati un po' più umili, ma sono passati. In tutto l'Europeo hanno sgarrato una partita, quella contro la Francia, che hanno perso in semifinale, e quindi niente. Però, appunto, quest'anno vedrebbe bene la Germania. Grande delusione, e qui so che tanti si stracceranno il naso, io dico la Francia. Ma va a cagare! La Francia, perché la Francia, obiettivamente, quella squadra che potrebbe avere, è strafavorita, ma a mani basse. Ma la squadra che ha è un'altra cosa, ragazzi. Cioè, non aver convocato Théo Hernandez, secondo me, è una cosa senza senso. Anche perché fino a un mese fa nemmeno Benzema volevano convocarlo. Altra cosa senza senso. Poi, beh, l'hanno convocato, ma ieri si è fatto male. Vediamo se ci sarà. Spero di sì per lui. Logicamente, se devo essere calcisticamente scorretto, dico, ma non mi dispiacerebbe averlo fuori. Però, dai, non è neanche bello dire così. La cosa che lascia bocca aperta più di Théo Hernandez, ragazzi, è l'attacco. Va benissimo che hai Benzema, Griezmann, Mbappé, ma non ci sono solo loro tre. La cosa che mi viene in mente, potresti avere un altro attaccante da sfruttare benissimo. Giroud. Cosa ci fa Giroud in nazionale? Cioè, Lacazette, Pepe, tutti e due dell'Arsenal, però per dirne uno, nettamente più avanti di Giroud, secondo me. Cioè, questa cosa che la Francia parta strafavorita, secondo me, se la Francia non arriva almeno in finale o tra le prime quattro, è automaticamente fallimentare. Quasi sicuramente la Francia passerà il girone, quasi sicuramente. Però già se lo passi da prima o da seconda cambia parecchio. Quindi io starei molto attento, perché la Francia è forse un po' troppo sicura dei propri mezzi. E questo secondo me potrebbe essere un punto a loro svantaggio. Quindi boh, magari questa mia grandissima gufata, spero vivamente di no, li porterà avanti. Però vedremo quello che ci riserverà questo europeo. Seguitelo, seguiamolo, perché questa nazionale, secondo me, ci toglierà delle grandi soddisfazioni.